Un anno particolare, il 2024, che vede la Forza Armata proiettare il proprio gruppo navale portaerei attraverso l'Oceano Indiano fino al Pacifico, consentendo alla difesa di rafforzare e consolidare la propria proiezione strategica con assetti e capacità di pregio, che contribuirà a sviluppare forme di cooperazione in una regione sempre più centrale per la definizione degli equilibri internazionali. Il carro extragroup nazionale per la prima volta verrà dispiegato in Indo-Pacifico. Questa è una capacità strategica perché consente di proiettare lo strumento militare in zone di non usuale gravitazione. Lo farà quindi con un test di stress logistico, lo farà con il supporto delle altre marine. Il nostro carro extragroup ha una marcata impronta interforze, perché si integrerà con l'aeronautica militare, e multinazionale. Insieme a nave Cavour e a nave Alpino ci sarà anche nave Montecuccoli, che è la nave più nuova, più moderna, che è stata consegnata alla Marina. Conterà sulla scorta delle unità alleate. Siamo partiti con la fregata lanciamissili Numancia della Marina Spagnola, ci ha scortato la fregata francese Aconi in Mediterraneo e poi il caccia Forben francese in Mar Rosso. Abbiamo lavorato con il gruppo portaerei americano Eisenhower. Quindi è una proiezione di capacità, una crescita nella cooperazione, nell'interazione con i nostri alleati e partner in uno scenario geopolitico sempre più di attenzione per l'Unione Europea, per gli alleati e anche per l'Italia. Tra gli obiettivi fondamentali di questa campagna ci sarà la partecipazione alla Pitch Black 2024. Si tratta della più grande esercitazione aerea organizzata dall'Australia e in questa zona del mondo. Questa sarà la prima volta che un gruppo portaerei parteciperà a questa esercitazione ed è una tappa fondamentale per noi perché lavoriamo insieme all'aeronautica e poi ci consentirà di conseguire la capacità operativa iniziale dei velivoli F-35 Bravo imbarcati sulla portaerei. Dopo l'impegno in Australia andremo in Giappone, lavoreremo con la Marina giapponese, lavoreremo con la settima flotta della Marina americana, lavoreremo con altri partner e alleati. Questa è la chiave, l'interscambiabilità, l'interoperabilità è quello che stiamo perseguendo, è uno delle leve fondamentali per integrare sempre di più le nostre marine e le forze armate dell'Alleanza e dei paesi partner.